buongiorno a tutti. Ciao. Anche quest'anno siamo a Gardaland Oktoberfest. Oggi inizia il Gardaland Oktoberfest, quindi inaugurazione. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta, ok? Ma tutto questo e con chi saremo e cosa faremo poi nel pomeriggio lo scoprirete dopo la sera. Ora, non so se hanno cambiato la torre dell'orologio per l'Oktoberfest. Il giardino dell'orologio, però ci sono le bandierine. Okay. Procediamo. E parte la banda, non parte, c'è allora, dunque, cosa c'è all'Oktoberfest qui a Gardaland? L'ultimo stand, quello proprio dell'Oktoberfest, con le magliette che potete vedere qua dietro a 18,90 19,90 col magnete, 19,90, che poi vedremo. E adesso poi c'è Prezzemolo qui alla... È lì. New Prezzemolo di quest'anno con la permanente a 8 per peso su un carro apposta. Quello che non vedo, ma penso che di sicuro ci sarà scritto da qualche altra parte, è la classica esperienza delle birre, cioè quella che ho birra, ho visto già gente col collare. Ah, ecco, perfetto, dove tu puoi andare in 4-5 punti del parco a degustare i vari tipi di birra e i vari snack. Però non sappiamo quanto costa, cosa del genere, vedremo in un prossimo punto. Allora, qui vediamo il promo magneti, 5 magneti, 12,90, anziché 19,90, sono tutti i magneti dell'Oktoberfest, collezione di tutti. Ed ecco l'offerta dell'anno, Beer Experience, 21,90, 4 differenti birre da 0,3 più un piatto a scelta da gustare in area Jumanji presso dove all'area ho il chiosco di salsiccia, praticamente ha oltre il 20% di sconto sul merchandiser, eccetera eccetera, quindi questo è quanto, questa è l'offerta, non ci sta una differenziazione tra o birra e cibo o solo birra, mi sembra, non vedo da quanta parte, invece no, c'è anche solo birra a 15,90, quindi a posto, lo faremo? Non lo faremo, sono 5 birre e tanta roba, appunto. Sono 5 birre da 30, 1,5 litri di birra, dove si parte? Nei vari punti durante la giornata. Oddio. Però è fatta apposta, chi viene per l'Oktoberfest. Ci sta l'intera giornata. Lo fa apposta, bene. Appunto. Quindi, ok. Quanto costa? No, 15,90 non è male. Accessibilissimo, procediamo. Bello, bellissimo. Ci sei? Ma cosa stai facendo? Vabbè, facciamo perdere. Passa niente. Mi dispiace, prego. Certo. Abbiamo incontrato i nostri colleghi youtuber che stanno già anche qui a girare, a ruotare, a far di fare cose nuove, ma io mi chiedo, ma i nostri colleghi si sono persi? Dove stanno qua? C'è bisogno di cultura, c'è bisogno di poesie, ma cioè io mi chiedo, una tirata d'orecchie quando arrivano? Esatto, niente, è tutto bloccato, loro sono arrivati, stanno arrivando dal sud, dalla Toscania, ed è tutto bloccato, quando arriveranno chi lo sa, noi nel frattempo che facciamo? Anche questo chi lo sa, ma procediamo. Questo punto non è ormai l'unico punto per poter prendere acqua potabile nel parco di Gardaland, ce ne sono ben almeno altri due. Uno è davanti all'ingresso di Fantasy Kingdom e l'altro è giù nell'area cinese. Quindi non buttate le vostre bottiglie di plastico, portatevi una borraccia perché potrete molto tranquillamente, senza spendere denari, riempire le vostre bottigliette.
questa musica ottoberfestiana e dun 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 dun, va, un po' va, un lupo. Procede. Sì. Vabbè, meglio questa è quella di Halloween, che quando comincia anche quella là va così. Ma procediamo. Ti fa cambiare punto di vista. Ti fa cambiare punto di vista. Quello che serve per... La banda se n'è andata e ha dato posto le girls. Le foto in tutti i boccali, no? Ho capito. In attesa che arrivino Claudio e Peppe, tanto l'avevate capito che erano loro. Facciamo un'altra cosa. Che dobbiamo fare qua? La vagina c'è la forma della sedere. O meglio, la forma della vagina. Ma procediamo. Allora devo fare un commento su Gardano. Lo vedete questo muro? Lo vedete quella ringhiera? Ecco, dovrebbero completamente tapparla, rimettere l'edero, rimettere qualche cosa che sia di scenografia e che non faccia vedere all'interno del parco l'esterno, cioè la strada, e viceversa, perché è veramente squallido. E poi un altro appunto sul su quello che è il percorso del treno. Dovrebbero tematizzarlo un po' di rispetto al parco, sì. A parte quando attraversa delle lende va bene, però poi ci sono veramente tantissimi punti dove non si vede niente. Ci pensateci, grazie. Signora Merlin, ci pensi prima di continuare a distruggere il parco, grazie. Diamo un'occhiata al merchandise. Mi piace più questa qua, una Gardaland Legoland. Sono un po' sulla deriva là per questa cosa qua, che secondo me innovatrice, chissà, magari. $39.90. Ma quello che mi mette più inquietudine e mistero è Mystery Box di $112.90. Cioè, che c'è stato dentro? Un punto interrogativo. C'è il mistero. Aspetta, c'è da $12.90 e c'è da $35.90, quindi immagino che cambia l'entità della sorpresa. Però continua a essere una sorpresa, quindi puoi trovarci là qualunque. È questa l'ora di venire? Sì, no, purtroppo. Fatemi capire, sì. Sono semplicemente mezzogiorno e 4. Siamo solo partiti alle 8. Sono arrivato da casa. Tutto bene. Non si sa. Basta le 7 da Firenze. No. Ora ci possiamo salutare? Non lo so. Ciao. Ti punirò. Comunque tutto il giorno ci sentiremo le io. Oh, che bello, adoro. E tu pensa a noi che vi stiamo aspettando da un'ora con queste cose nell'orecchia. Andiamo. La fila di mammut è di 65 minuti. La gente secondo me ci sta via. Prego, signore, accomodatevi. Cosa ha preparato per i nostri amici oggi? Una surprise. È una poesia moderna. Ah. Interessante. Degli anni credo 70-80. Interessantissimo. Ok, restate con noi nel prossimo frame. Se io non la so non potrò suggerire, quindi. La sai. Ok, siamo in due vetture diverse, ma si sentirà. Stavi dicendo? Questa volta reciterò una poesia moderna degli anni credo 80. Addirittura. L'autore si chiama Mangea. Mangea? Ah no, non la sappiamo. Questa su Kezmo. E recita così. Chi siano non lo so. Gli strani ometti blu. Sono alti su per giù. Due mele poco. E c'era bisogno di leggere? Ma perché la scrisse Mangea? Stiamo aspettando la seconda parte di questa poesia di Mangea. Sì.
Ma veramente l'ha scritta questa Pangea? Sì. Vivono via da tanta città, riparata dalla selva, dal deserto e dai monti e dal mare. Sono case tutte assai, i funghi di laggiù, nel bosco li vedrai, sino a noi siamo noi laggiù, finiamo. Ogni tanto. Chiedo se poi l'avrà capita dopo. Scusami, si abbassa. Riprendiamo. Non la sa a memoria, sta leggendo. E senza intensità li vanno a trovare. Ah, sta leggendo. Sì. Domanda, ma l'hai capita? Sì. Ah, sì. Questo è mai che ci vuole. A posto. Cosa sono, cosa sì, rappresentano? Sono i capitani. Bravo, bravo, e Gargamella? Gargamella è l'uomo, l'essere umano. No. No, chi è? È la chiesa, il prete. Ah, sì, già giusto, perciò c'ha, diciamo, quella tunica nera che sembra un prete. Esatto. E il gatto? E il gatto è, mi pare, però non c'è una cosa, ma non me lo ricordo. Procediamo, ma ci sono al telefono? Non sono io che suono. Qualcosa suona. A chi suona un telefono? Raccontiamola, mentre Claudio faceva tutta questa, questo suo esplorato di questa poesia moderna, esattamente, mi suonava un telefono, ma io dicevo, io ma pensavo che mi sta fosse suonando? La musica del trenino. Io pensavo che fosse i Pangea che mi denunciassi. E invece sotto al sedere io tenevo un telefono. Un cellulare di uno non italiano, no, tutto scassato, ma tra parentesi. Era tutto scassato. Sì, infatti non ho sentito niente. Ah, ecco. Vabbè, comunque ce l'ho io, a posto. La mia domanda, ma c'era bisogno del telefono per recitare quella poesia? Guarda che non è la stessa che canta Cristina D'Avena. Ah no? Va bene, comunque, cosa abbiamo comprato quest'oggi? A parte il caffè? E le metto qui. Ah, le spille, del Beer Festival. Ecco qua. Chi è? E poi a tutti gli abbonati regalano, se fai una spesa minima di €1,90, regalano anche un portachiavi di uno dei personaggi del clan di Prezzemolo. E Claudio ha voluto un panda. C'è un perché a questo panda? Perché è l'amico di Gufu Panda. Lui ha visto Gufu Panda in questo. Procediamo. Una delle novità mangerecce di quest'anno qual è, Claudio? Le mele fritte. Praticamente sono delle spicchi, cioè non sono spicchi, sono proprio tagliate a listarelle come le patatine, solo che sono mele e ci mettono lo zucchero e la cannella. Una triste mela diventa saporita. Però ancora non hanno raggiunto molto successo guardandola in fila. Ma sono buone. Ho capito, ma le mele sono tristi. Diamo sciamane, dopo e siamo in piazza Giumangi ed eccoci qua nel cuore dell'Oktoberfest. Andiamo a vedere, questo è il cuore dell'Oktoberfest. Sì, Claudio che balla. E qui ci abbiamo palco, il bancone, l'orchestra. Andiamo. Cosa facciamo adesso? Mangi! E vediamo se tutto funzionerà.
Funzionerà, fuori già le luci erano tutte in tilt. Vediamo. Secondo me già di no, Vabbè, vediamo. Ci sarà l'incrocio. Non so se sì. No. Ha funzionato. Uscirà il mamù, il papodamo. Papodamo non c'è. Cioè c'è ma non c'è. E adesso c'è l'acqua. Bene, ha funzionato almeno la sincronizzazione delle macchine. La gemma è uscita, i ragni scenderanno. Che sono scende. Quello di Cifrone no. Non è sceso. I Giumanzi. Ormai ti devi mettere questa giostra, questa trazione e capire se sarà tutto sporcato. Esatto. Insomma, a parte la sincronizzazione, no, il popodamo non è venuto. Un bilancio centrale non è sceso. Procediamo. È il momento di buono buonissimo, ah, per festi di Gardaland. Che cosa ci stiamo mangiando? Salino giusto e lungo. Sì, ma cosa senti? Di tutto e di più. Quello è anche io. Da semplice, dai grau, dei primi. Peperoni, del cipolle. E la Vespa. Buono buonissimo. Procediamo. E siccome non siamo ancora soddisfatti, dobbiamo che è? Lo scontrino. Che abbiamo preso churros e le apple fries che adesso dobbiamo andare a vedere se sono buone e buonissime. Mannaggia le vespe, che poi sono vespe, è sempre la stessa, ce n'è una affezionata, l'abbiamo mandata via con un bicchiere di Coca-Cola e quella è tornata sempre. Volevo ringraziarti che avevi dato un bicchiere di Coca-Cola. Certo. Allora vedete come sono belle churros e apple fries, siamo buone, come siamo, bruciano, io te lo dico. Il buono del fritto e la tristezza della mela. Ma perché è triste la mela? È triste la mela. Ma questo è buono tutto. Ci vuole il churro? Allora, abbiamo finito la Vespa sempre. Va bene. Da Gardaland Oktoberfest. È tutto. Ma fai il balletto? Sì, sì. E adesso andiamo a fare la sfida con il secondo concorrente, indovinate chi è? Se questo è Gardaland con Oktoberfest, andiamo a vedere cosa succede dalla concorrenza. A dopo! Ciao! Ciao! Ed eccoci qua, siamo arrivati al cambio e siamo arrivati qui a Disneyland American Beer Fest. Andiamo a vedere che cosa succede, quali sono le fotografie. Guardiamo la piazza iniziale, tutta cambia la musica, cambia il ritmo e cambia anche il ballettino. Certamente. Apritevi e facciamo vedere il viale. Oh, andiamo, procediamo. Ah, che meraviglia, oserei dire molto più vivibile in questo momento. Procediamo. La vera sfida di oggi qua a Movieland è: in quale attrazione Claudio potrà fare la sua perla di saggezza, il suo momento cult culturale? Lo scoprirete. Sai che non lo so. Dove ne possiamo avvicinare? Noi organizziamoci, lo vedranno. Va bene. Ogni volta che ci sono Claudio e Peppe dobbiamo fare queste cose. Siamo a tavoletta! Siamo pesanti, hai mangiato troppo. Quel Wurstel era un poco pesante. Noi non siamo a tavoletta! La
Ecco, disaster. Oh, Rosa, non... La torre. È tutto intrecciato qui. Per le tue poesie, hai visto? Mia, mentre stavamo sulle macchinine, l'hanno Ferrari, scende da questa macchina e recita una poesia. E ho detto dopo. E dopo, vedi la grande star. Davvero? Vedi? Portiamo cultura al tuo canale. Ma santa pazienza. Guardate come sono belle queste decoration. Non ci vedo. Cosa? No, Pangea ha scritto il testo, lei l'aveva da fare. Ah, io lo devo capire. Ma chi è sta Pangea? Scusate. È uno che scrive le canzoni per i cartoni animati. E qui abbiamo tutto il momento americano proprio fieristico di quello che è il festival. Abbiamo i giochi americani che sono: prendi, tira il martello, tira il pollo e buttalo nella pentola, tira le palle e butta i barattoli, eccetera eccetera eccetera. E con questi cosi si gioca con i dollari ragazzi, americani, con America Beer Festival. Come si gioca con questi giochi? Allora bisogna acquistare dei movie dollari che li acquistate ai tratti americani con le bandiere americane, e poi ogni movie dollaro costa vale un euro, e poi venite ai nostri giochini e vi spiego poi ogni giochino come funziona. E se si vince il giochino? Si vince questo bellissimo cappello di movie dollari. Chiaro, i giochini sono 5 più altri 3 dietro di là, dietro la sede, che poi... Però il migliore è quello di Andrea nella piscina, che dopo proveremo. Andiamo, procediamo. E qui e lì si comprano i dollari, appunto, e poi abbiamo questa musica americana. Bene, oggi Movieland è piacevolmente rilassante. Si può stare il numero giusto di persone per me, almeno da stamattina, che non si poteva proprio stare dall'altra parte. Procediamo, ora ci stiamo andando a prendere un caffè. Easy. Stiamo facendo una cosa. Oh mio Dio, Claudio che sale su a montare. Guardate la faccia. Mamma mia. Morirò. Morirà. Già lo siamo sa. Salute. Salute. L'ultima volta che lo vince ad andare verso mare. Sì. Vabbè. C'è anche una pizza di fila. Procediamo. Oggi c'è un po' di fila, quindi stiamo aspettando un altro turno, quindi ci vogliono ancora una ventina di minuti. Bene, sentiamo un poco le impressioni a caldo ancora. Che ne so, cosa devo fare? Appunto, quindi in questo momento cosa c'è in questa testa? Cosa c'è in questo cuore? Morirà. Sì, sì, sì. Però sei convinto. Me l'ho minacciato. Non è più. Abinazzo. Vabbè, gli altri stindore vicino a te. Vuoi dire una bella sistema? No! Una di Pangea! Ma sta Pangea! Ma che ne so, io lo schiavo su Wikipedia, ce l'ho scritto. E che altro ha scritto questo? Ma che ne so? Sono quello. Ah, è maschio. Sì. Ah, no, è maschio su queste cose. Sì. Per onore e onore di cronaca e papere, fare una rettifica. Allora, quella santa donna ai noi andata di Alessandra Valeri Manera, è lei che ha scritto, come immaginavo, la canzone dei Puffi. Pangea è un gruppo barese di quelli che le canta in mezzo nei locali, quindi che ci azzecca. E internet ha sbagliato, non sapevo mai è appunto. E ignoranzia. Con questi sentimenti attendiamo. Poi cerco una canzone di Pangea proprio. Interpretala. Ah, è in attesa della sala operatoria. Di oggi è pianeta Marte e il tempo di volo approssimativo sarà di soli 4 minuti. Tu mi raccomando, guarda il video. Questa è la. Ma quale? Quello si fa? No, tutto. Tutto è tutto qui. Tutto.
Mai visto ballare nessuno dentro Antares. Ecco, il primo esemplare. Ottimo. Abbiamo messo 2 anni per cercare di farlo venire, finalmente, non so con quale santo oggi c'entra, però è andata. Procediamo. Abbiamo deciso che la poesia si può dire su palco, ma dai, dopo Antares, che era impegnato a ballare, possiamo avere il nostro però momento. Però volendo culturale. Dopo potremmo rifare Antares con poesia. Addirittura. Come fai a leggere su Antares? Ma perché devi leggere per forza? Forza! Ma chi se ne ricorda? Ma dai, coraggio! Adesso ci cervelli e vediamo un pochino. Partiamo. Camionero! Camionero! Non è un'autorità! Porta il camione! Camionero! Dai, camionero! Sala interna, non sia in ristorazione ma che sia in fast food,
quella al di sopra del fianco Marco, praticamente, quindi ho panino, pizza, ho monsieur che sta mangiando, quindi la gelato, sta mangiando il gelato. Rosario, adesso lo chiamiamo gelato. Rosario? Sì, l'audio l'ha già finito. E l'ho condiviso. Ha condiviso. Accettiamo. Io mangio la pizza con salame. Ed ora è il momento blu. Se ne sono già andati. Cosa dobbiamo fare adesso? Disaster. Proviamo la novità. Andiamo a fare un disastro. Un disastro, forza. Che bellezza! Che bellezza! C'è pochissima comida. È diventato un classico della pasta. Si nomina il GPR. Andiamo a vedere se sono arrivate le magliette. Sono rimaste sempre le magliette o XL o no, niente, è sempre di meno, è sempre più grande. Di meno è sempre più. Allora, ti diamo le somme di questa giornata. Fa freddo? Quindi meglio American Festival oppure October Festival di Gardaland? Possiamo fare il paragone. Cosa siete voi? Allora, sì, però ah, no, ho preso proprio fuoco, aspettate. Bellissimo, queste cose non ho parole. Ho preso fuoco in diretta. In diretta. Ma cos'è? Un petrolio. Procediamo. Comunque, la scenografia e anche la atmosfera più carna, la però. Perché è proprio sto perfetto. Qui è americano, però. Va bene. Il filo conduttore e la birra, ma sono due tematiche differenti, sì, completamente. Da una parte c'è l'America, da un'altra parte c'è la Germania. Viva i parchi a tema, viva i parchi del Garda, viva Mulan. Con questi sentimenti, signore e signori, continuate a seguirci, continuate a seguire i nostri, le nostre pillole di saggezza, la cultura con la Q maiuscola. E le mie prese di fuoco. Beh, è un effetto speciale questo qua, esattamente. Tema con fuoco, eccoci. E con questi sentimenti, solo una cosa, e ci vediamo alla prossima.